Gli andiamo la moneta unica, euro moneta. Dunque, euro non mi piace come te. Titolo, simbolo, euro, preferisco. Moneta unica, euro. Titolo, simbolo, euro. Senti, a proposito di titoli, adesso si parla di un altro tipo di titoli, che sarebbero i famosi project bond, cioè questo bond di mezzo. Questi titoli che dovrebbero mettere la Banca Europea degli Investimenti, la Commissione Europea, e che è stata la promessa elettorale dell'attuale Presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. Gli inglesi dicono Juncker, i francesi Juncker, non so come si pronuncia, che è il Presidente della Commissione, che ha assicurato che farà un grande piano di 300 miliardi di euro di investimenti da finanziare appunto con questi project bond, che sono, come diceva Prova, dei titoli legati a dei progetti specifici per cercare in qualche modo appunto di forzare la mano di varare le infrastrutture paneuropee in grado di lanciare in qualche modo la domanda aggregata allo sviluppo. Questi project, guarda caso, la Germania è molto scettica su questi project bond. Secondo te almeno questo passaggio intermedio però sarebbe abbastanza importante, perché se quello di cui soffriamo è la carenza di investimenti, questo poi aiuterebbero. Almeno questo ce la faremo a fare in Europa? Ma prima di tutto, a livello europeo, 300 miliardi di euro e niente. Non è all'altezza dei problemi che abbiamo. Secondo, Juncker è il simbolo dell'Europa. È terribile di aver votato Juncker come presidente della Commissione. Uno che ha impedito da sempre l'armonizzazione fiscale in Europa. Mi ricordo di aver scritto questo in un libro che è apparso nel 1995, si chiama Il dibattito proibito, dicendo esattamente questo: non è possibile di accettare che 300.000 abitanti fanno la legge su 300 milioni di abitanti per fare organizzare l'evasione fiscale. Chiediamo che Juncker è il capo del Lussemburgo, che è il paradiso fiscale per eccellenza. Eh sì, è un paradiso fiscale. E dunque, come abbiamo potuto scegliere come presidente della Commissione il capo di un paradiso fiscale? Questo è un... La risposta è facile, eh? Come è facile? E chi è il suo sponsor? Come? Chi è il suo sponsor di Juncker? Questo significa che abbiamo rinunciato a fare l'Europa. Abbiamo rinunciato al progetto storico della costruzione europea, che era un progetto politico, e dopo abbiamo messo Juncker. Come si chiamava quello prima di Juncker? Ho anche dimenticato il suo nome. Il suo nome sarà dimenticato in 2 mesi, perché non è lasciato nessuna traccia. Juncker sarà dimenticato lo stesso. Forse il fatto che il capo del paradiso fiscale non sarà dimenticato così velocemente. Ma il problema che voglio sottolineare, queste ingegnosità, ingegneria europea, project bond, fiscal compact, six pack, two pack, semestre europeo, che nessuno capisce. Se nessuno capisce significa che è sbagliato. Dunque, questo non serve a noi. Il problema è di sapere quello che serve oggi. Quello che serve è di dire ai Stati: avete spazio per investire nel vostro futuro. Avete spazio per investire nel vostro futuro per evitare
che la mancanza di investimento conduce a suicidio sociale, perché bisogna capire che gli stati nazionali non hanno più nessun strumento di politica economica, né la politica monetaria, né la politica di cambio, né la politica fiscale o budgetaria, né la politica industriale. La politica industriale non hanno il diritto di farla, perché c'è il commissario alla concorrenza, Monti, eh? Ma che ha sbagliato in un modo tremendo. No, è tra di noi questo, eh? Stiamo parlando in privato. Dunque, dicevo che fanno allora? Che rimane come strumento nelle loro mani? Il strumento che si chiama competitività. Ogni paese europeo vuole aumentare la sua competitività. Qui anche c'è un problema di metodo, perché come si sa, la competitività è un concetto relativo. Se uno l'aumenta, significa che diminuisce per gli altri. Aritmeticamente è così. E qual è il risultato per fare diminuire, per fare aumentare la competitività? Abbassare il costo del lavoro. Abbassare il costo del lavoro. Che significa ultimamente abbassare il salario. E che significa ultimamente ridurre la protezione sociale, ridurre le spese di sanità, ridurre l'indemnizzazione della disoccupazione, eccetera, eccetera. Significa avanzare la società. Schröder l'aveva fatto per la società tedesca, ma l'aveva fatto a un momento dove c'era una crescita generale nel mondo e dove era il solo paese a farlo. Ma quando tutti i paesi provano a farlo insieme, non serve a nulla. E il risultato è la distruzione sociale. Dunque, per i project bond non eviteranno questa distruzione sociale. I 300 miliardi di Juncker non eviteranno questa distruzione sociale, perché te cercavano oggi di abbassare i costi del lavoro, te cercavano oggi di abbassare i costi del lavoro, e se riesci, quello che ha provato la fronte non serve a nulla. Dunque siamo in una trappola e stiamo facendo delle politiche che non hanno nessuna chance di raggiungere i loro obiettivi. Questo significa, in un modo clamoroso, che la struttura nella quale noi ragioniamo è anche sbagliata. Bisogna avere un governo che è in carica dell'interesse generale. E l'interesse generale significa l'interesse dei lavoratori, interessi. Non ho capito quando, ma è successo solamente in Europa, quando la piena occupazione non è più stata l'obiettivo primario della politica economica. Prima lo era. E la conseguenza di questo è che dall'inizio degli anni '80 l'Europa ha conosciuto una disoccupazione di massa. È la sola regione del mondo a avere conosciuto una disoccupazione di massa. E non è successo per gli altri paesi. Non dico che gli altri paesi hanno fatto meglio, perché la disuguaglianza in America è tremenda, fa paura. Non è più una democrazia anche l'America. Perché la disuguaglianza è così forte che ha fatto i ricchi possono controllare il voto, comprano
le media, comprano le scuole, le università, la ricerca, e dunque fanno passare tutte le leggi che vogliono. Dunque la democrazia già in America, per causa di disuguaglianza, sta sparando. Ma la disuguaglianza c'è anche in Europa. Siamo in ritardo nell'America, ma sono sicuro che noi andiamo, così velocemente verso la deflazione, che raggiungeremo il grado di disuguaglianza degli Stati Uniti. E questo significa una seconda morte della democrazia. C'era un giudice costituzionale americano che diceva: o abbiamo la ricchezza concentrata in qualche mano, o abbiamo la democrazia, ma non possiamo avere entrambi. Aveva ragione. E noi stiamo andando verso questa direzione. Lei accennava la competitività poco fa, però diciamo la verità, non è soltanto questione di costo del lavoro. Adesso, non per difendere Renzi, figurati, basta leggere il mio giornale, non passa giorno che non gli facciamo le pubblici. Però da questo poco tempo, da poco tempo. Da poco tempo. Innamorati perfettamente. Innamorati. No, la competitività, si parla di competitività, diciamo in termini oggettivi. La competitività non è solo costo del lavoro, è anche, come si dice, però è vero, un mercato del lavoro più fluido, più moderno, più aperto. Non dico di non avere garanzie, figure, per carità, quella è una battaglia, tanto quello è un aspetto secondario. L'importante è fare in modo che, per esempio, la famosa assistenza ai giovani e ai disoccupati anche da parte dello Stato, che si spera perché c'è in alcuni paesi europei, tra cui la Francia, e anche in Germania, perché lo Stato si prende cura di chi ha perso il lavoro, lo riforma, lo ristruisce, lo aiuta a cercare un altro posto, gli fa delle proposte concrete. Tutto questo si cerca con queste riforme di ottenere, e anche questa è competitività, così come competitività una pubblica amministrazione che funzioni, una giustizia civile che non ci mette 10 anni per risolvere una causa, insomma, una burocrazia asfissiante, insomma. Tutto il contorno fanno la competitività, però non risolve il problema di base. Però la domanda che vuole fare per questa cosa è un'altra. Gli investimenti pubblici sono complicatissimi, perché c'è il fiscal compact, perché c'è questa maledetta trappola che siamo infilati dentro. Però c'è anche l'aspetto degli investimenti privati, e qui si apre un altro capitolo della crisi di cui anche parla nel suo libro, e cioè i prestiti delle banche che sono scarsi alle aziende che vogliono investire. Le banche dicono che non hanno domanda da aziende che centrano tutte le aziende per investire, poi insomma di fatto il credito verso i privati potrebbero a volta attivare investimenti nel loro contributo allo sviluppo, a fianco del problema degli investimenti pubblici, questo credito è stagnante. Per far fronte a questo problema, la Banca Centrale Europea, si chiama l'Europa, sta faticosissimamente lanciando dei progetti sostanzialmente di rifinanziamento del sistema bancario tramite una cosa che si chiama asset backed securities, tramite tutti i prestiti agevolati alle banche, purché queste banche vicino all'economia reale, al sistema produttivo, insomma qualche misura concreta, con gran fatica, con grande opposizione da parte della Bundesbank, guarda caso, comunque si sta cercando di attivare. Secondo me questi tentativi sono, fermo restando i problemi che abbiamo detto, avranno qualche risultato in termini di maggiore appunto circolazione del denaro. Allora rispondere a questa domanda, ma primo ritorno sulla competitività. Lei ha detto che ci sono altre politiche di competitività, le riforme dell'amministrazione pubblica, eccetera, eccetera. Sappiamo bene che una società si riforma in permanenza. Ma il problema che io sottolineo è che la prima misura che è stata presa in tutti i paesi è di far diminuire il costo del lavoro, non di cambiare l'atteggiamento generale per avere un'economia più dinamica. E poi la flessibilità sul mercato del lavoro, bisogna capire che significa. Significa
che la gente ha meno futuro. Se sono più flessibile significa che domani non so che sarà e dunque perdo il mio futuro, ma c'è un altro modo di guadagnare in competitività facendo una politica totalmente diversa, piuttosto che di una politica di competitività salario, basando i salari, si può fare una politica di competitività, produttività, aumentando la produttività nella società. Beh, questa politica non è consentita dai trattati europei perché significa molto investimento. Il mezzo privilegiato per aumentare la produttività è l'investimento. Allora perché non facciamo questo? Perché cerchiamo di fare delle cose che rende la società ancora più incerta sul futuro, piuttosto che di fare quello che abbiamo fatto dopo la seconda guerra mondiale, che è riuscito in un modo clamoroso, e facciamo esattamente il contrario. Cioè, piano Marshall, si dice piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale. Sì, piano Marshall, infrastrutture, educazione, sappiamo non c'è niente da scoprire, lo sappiamo. Le ricette sono qui, le abbiamo. Sono semplici, non sono complesse. Sulla Banca Centrale d'Europa, il problema è che quello che si sta facendo con le banche è necessario. Io, che sono stato molto critico della Banca Centrale d'Europa quando era governata da Trichet, sono molto meno nel momento dove è presieduta da Draghi. Perché Draghi ha avuto coraggio di fare delle cose eterodosse, chiaramente non convenzionali, diciamo. Non convenzionali. Ma il problema è che non serve molto questo tipo di politica. Non serve molto per due ragioni. Sappiamo che quando la situazione è di inflazione zero o di deflazione, la politica monetaria non ha effetti. La sola politica che ha un effetto è la politica budgetaria, non la politica monetaria. Secondo, se la Banca Centrale Europea prova di aiutare le banche, ma se le banche devono applicare le regole di Basel III, allora non serve a nulla. Perché le banche non fanno prestiti? Perché hanno il ratio Tier 1 che deve essere questo, e fare prestiti che sono rischiosi diminuisce il ratio di qua. Non sono qui in difesa del banco, io nel mio libro in realtà, ma su questo punto hanno ragione, perché se le banche non fanno questo, non passano lo stress test che è fatto dalla Banca Centrale e dall'EBA ha un effetto contrario a quello che voleva fare Draghi di aiutare le banche. Allora, io dico, c'è nella situazione dove siamo una sola direzione per la politica monetaria, e non è per caso che è la direzione dettata dai trattati, e di comprare i titoli di Stati. Se la Banca Centrale Europea aveva questo diritto, allora non ci sarebbe più un problema in Europa, perché comprando i titoli di Stati significa che gli Stati sono sovrani, perché c'è un prestito in ultima istanza e dunque non possono essere insolventi.
ma questo è proibito dalla Costituzione. Draghi vorrebbe farlo, ma prima bisogna aspettare il, come si dice, il giudizio della Corte di Giustizia Europea, che è stata chiamata dalla Corte Costituzionale di Karlsruhe, che voleva forse mettere Draghi in prigione, no? Dunque bisogna capire che le direzioni sono semplici, sono le direzioni che tutti gli altri paesi hanno preso, mentre sono vietate in Europa. Ecco, è semplice. Scusi. Metta di fare. Il glossario, perché poi chiediamo questa cosa sulle banche, lei citava il trattato di Basel, Basilea 3, che è il trattato che, come se non bastasse il problema che abbiamo, impone alle banche di conservare un certo rapporto fra patrimonio e impegni, patrimonio non squilibrato, capitale. Certo, di quelli pochi rischi, perché il principio è che se poi fallisce una banca importante trascina con sé l'intero paese e quindi l'intero Europa. Quindi c'è questo trattato che, indipendentemente dall'Unione Europea, fissa questi parametri e in qualche modo ovviamente blocca l'operatività delle banche, perché se queste non possono prestare, il sistema si blocca lo stesso. E poi citava il quantum divising, cioè l'acquisto generalizzato di titoli di Stato, che avrebbe l'effetto di mettere liquidità nel sistema, e contro di esso si accanisce il paese che non nominiamo più, che ha il terrore dell'inflazione al primo posto, perché se mettiamo a circolazione la moneta si crea inflazione. Anche questa è una radice storica, perché Weimar cominciò con l'iperinflazione, insomma tutto questo a leggere un po' le cose, come abbiamo anche fatto in parte in questo libro, si spiega. Insomma, c'è questa situazione anche delle banche. Però a questo punto io vorrei dare la parola alla nostra platea, se è d'accordo professore, perché ci sono degli interventi interessanti in preparazione, e per prima cosa vorrei dire cosa ne pensa lo storico del caso, il professor Bevilacqua, che appunto è uno storico, che da domanda di storia, cosa ne pensa per esempio? No, io posso dire alzare? No, vabbè, mi sentite? Sì. No, intanto io vorrei manifestare il mio apprezzamento per le cose che ha detto, che abbiamo sentito tutti, del professor Fitosini. La dissacrazione di alcuni miti e di alcune menzogne a proposito del debito pubblico, ha usato questa parola, anche se forse non si è sentita bene, che è una finzione aritmetica, come ha spiegato, ma io vorrei aggiungere anche un altro elemento. E ciò che noi lasciamo alle prossime generazioni, alle future generazioni, diceva il professor Fitosi, è il debito ma anche i titoli. Noi lasciamo il nostro debito ma anche i buoni del tesoro, anche il voto, eccetera. E quindi questa è una funzione. Noi dobbiamo preoccuparci di lasciare alle prossime generazioni le risorse naturali da cui proviene la ricchezza, l'ambiente, l'incontaminato, il clima, la bellezza delle città di cui parlava ieri Settis. Sono questi i patrimoni che noi rischiamo di rovinare, di distruggere per restare dentro delle funzioni aritmetiche. Il governo Renzi rischia, come tanti altri governi, di demolire assetti ed equilibri naturali con lo sblocco Italia o con la vendita al migliore referente dei beni culturali e monumentali del nostro paese, per ripianare questo debito, cioè per inseguire una finzione, per inseguire una politica sbagliata. Di passaggio vorrei dire che noi utilizziamo un termine che secondo me è inadeguato, noi parliamo di crisi. Certo, forse non abbiamo una parola adeguata per descrivere la situazione, ma la crisi è finita. La crisi, quella che è iniziata con i mutui, con la speculazione sui mutui subprime del 2008, si è conclusa. Noi in realtà viviamo in una situazione che chiamiamo crisi, che è l'effetto di due componenti. Perché c'è una crisi europea che è specifica, il professor Fitosi l'ha spiegato bene. Allora,
deriva dalla finanziarizzazione dell'economia, questo mutamento profondo avvenuto nelle strutture del capitalismo, che è spiegato benissimo qui dentro, nel teorema dell'Ampione. L'altra è la politica europea, è l'austerity. Quindi dobbiamo trovare anche strumentazioni concettuali, parole nuove per descrivere questa situazione. Vengo alla, diciamo, alla domanda che spero consenta al professor Fitussi di arricchire ulteriormente, diciamo, la riflessione che ci ha presentato questa mattina. A un certo punto nel libro viene scritto che sicuramente le politiche keynesiane che avevano realizzato i 30 anni gloriosi nel mondo, non solo in Europa, con la piena occupazione, con la crescita continua, con un equilibrio anche delle politiche, bene, sintesi anche da un'insufficienza teorica del keynesismo, no? E dal mutamento anche strutturale del capitalismo internazionale. Però il professor Fitussi dice una cosa verissima, cioè noi non è, gli economisti non è che hanno elaborato un modelli, diciamo, che integrassero quel livello raggiunto dal pensiero keynesiano, no, sono semplicemente tornati indietro, siamo regrediti, noi veniamo comandati da una politica economica che è un ritorno all'800. È paradossale che società industriali avanzate, società opulente, comandate da classi dirigenti mature, ci condannino alla sofferenza sociale. Ho apprezzato moltissimo il sottotitolo del libro. Prego. Allora, la domanda la faccio. È ansioso? Allora, vorrei che il professor Di Rossi ci dicesse come possiamo elaborare un nuovo progetto di politica economica che diciamo, faccia uscire, in parte ha già risposto, ma vorrei che dicesse qualche cosa anche sotto il profilo teorico, se possibile. Rispondo, prima di tutto questo è già stato fatto, abbiamo disegnato questa teoria economica, i nuovi keynesiani, con cui ho collaborazione tutti i campi anche della microeconomia, come Joe Stiglitz, Amartya Sen, Kenneth Arrow, anche Kenneth Arrow, no? Che diceva una cosa semplice, è sicuro che il moltiplicatore in una situazione di piena occupazione è zero, ma in una situazione dove c'è un grande disoccupazione è molto elevato. No, vabbè. Dunque, questa teoria esiste, è stata messa in atto in parecchie regioni del mondo e ha avuto successo. Ma per le ragioni che... perché la politica non ha bisogno di essere la ricerca, eh? La politica si basa sulle teorie fatte 10 o 20 anni prima, non sulle teorie del giorno. Un po' pace abitualmente, perché nessuno mi capisce, neanche quello che le scrive, no? Dunque dico che su questo punto il quadro esiste. Su quello che ha detto sull'ambiente, la natura, ha perfettamente ragione. Quello che lasciamo alle generazioni future è soprattutto il capitale intangibile, significa la conoscenza, il sapere, l'educazione, e il capitale naturale. Ma per consentire a riparare il capitale naturale bisogna investire. Avevo proposto che si faceva in Europa la
commissione per l'ambiente, l'energia e la ricerca, per investire sulle nuove tecnologie dell'ambiente e dell'energia. Così risparmio la natura, risparmieremo la natura. E le commissioni sono state alla nascita dell'Europa. Bisogna ricordarsi che questo l'Europa sa fare. Ha cominciato dalla commissione per il carbone e l'acciaio. Dunque, perché non si fa? Perché non si fa cose così ovvie? Che quello che proteggono le generazioni future direttamente, lasciandolo un mondo vivibile, si dicono perché per causa di debito pubblico, perché non abbiamo i mezzi per investire. L'Europa è caratterizzata da quello che chiamo il nominalismo. L'Europa si vanta degli obiettivi magnifici, per esempio il programma di Lisbona che ha detto perché non diventiamo i più intelligenti del mondo. Sì, perché no? Beh, ha raggiunto una clausola che diceva alla condizione che non costa un centesimo. Allora significa che si dà degli obiettivi senza strumenti. E non posso raggiungere per questo, quando è ipocrisia pura quando io sento nella bocca di quelli che ci governano la parola generazione futura. Una commissione apposita per la revisione del pitch, per creare un valore più allargato, più che tenga conto anche di altri parametri, non solo quello squisitamente monetario della ricchezza del paese, no? Qualche anno fa. Ci dica brevemente di cosa è trattato, che si è sentito da questa esperienza. Il problema è molto, molto semplice. Il problema è che la politica si fa sulla base di indicatori. L'obiettivo della politica, per esempio, è la crescita del PIL. Ma il PIL ha un significato? Come si calcola il PIL? Che sono le debolezze del PIL? E allora abbiamo scoperto almeno due debolezze. La misura del PIL non tiene conto della distruzione che si fa per avere un PIL di questo livello. Non tiene conto delle distruzioni naturali, della natura che si fa. Perché prendiamo il prodotto lordo? Perché non prendiamo il prodotto netto? Secondo, il PIL non ha nessun significato in una società che diventa, dove la disuguaglianza aumenta molto. Perché? Perché se la crescita benefica solamente a 1% della popolazione, non mi interessa la crescita. Quello che mi interessa è quello che si fa a beneficio di una grande maggioranza della popolazione, no della minoranza. Dunque, questa commissione che è stata presieduta da tre economisti, Rostigis, Matheson e io, continua, perché noi vogliamo andare al di là e trovare delle misure del benessere, delle misure della sostenibilità delle politiche, per non avere questo atteggiamento ridicolo in Europa, che l'Europa ricerca la sostenibilità del debito pubblico. Noi vogliamo la sostenibilità della società, la sostenibilità della democrazia, la sostenibilità dell'economia, non del debito. Non me ne frega, mi scusi.
E questa depressione non è finita. Caro questa commissione continua, adesso è ospitata dall'OCSE e facciamo delle riunioni per coordinare tutte le ricerche che si fanno a livello degli istituti nazionali di statistica. E l'Italia è un bel esempio, perché ha fatto molto in questa direzione in Italia. Sull'impulso di Enrico Giovannini, e questo non è per caso perché Enrico Giovannini era nella commissione, e lo è sempre, e ha fatto l'Istat, ha fatto delle belle cose su questo misura della disuguaglianza e del PIL corretto della disuguaglianza. Bene, adesso la professor Di Maio è anche in sala, mi pare. Eccoci, perché anche lui è un membro autorevole della commissione che ha premiato il libro della sostituzione. Grazie, sono brevissimo. Naturalmente, avendo fatto parte della commissione, ho lavorato alla scelta del libro di Fidossi, quindi non posso che essere d'accordo con quanto ha scritto e con quanto abbiamo sentito adesso. È soltanto una brevissima riflessione. Da un lato mi pare che naturalmente forse ha fatto il suo mestiere bene, e quindi ci ha fatto capire come si contrappongono oggi due elementi importantissimi, che direi sono di carattere culturale e ideologico, il perbenismo nel senso comune contro il buon senso. E oggi non è tempo di perbenismo, è tempo di ritornare a considerare il buon senso. C'è una domanda che ho forse fatto e che credo che bisogna tornare a riconsiderare, è come mai le regioni dell'Europa, le nazioni europee non riescono a far fronte alla Germania. C'è un problema di natura culturale o c'è un problema più banalmente di forza economica o di ricatto finanziario? E questa mi pare un po' la domanda. Bisogna risalire al dopo Versailles, non bisogna invece stare a guardare quello che è accaduto nella crisi finanziaria di questi giorni. Io non so rispondere a questa domanda, ma chiedo poi un po' di così. Io credo che nel momento attuale questo elemento di debolezza sia stato determinato dall'aver lasciato alla Germania il principale disegno delle istituzioni europee, e poi consentitemi anche l'occupazione, e penso questo brutto termine, ma anche l'occupazione di questa istituzione. Il Juncker di cui parliamo non lo abbiamo scelto tutti, e non tutti siamo entusiasti. Allora, se questo che dico è vero, la media europea lo abbiamo scelto. Il Parlamento europeo dice che non conta nulla, non conta nulla. Una serie di istituzioni, la vera istituzione europea in termini di potere è la Commissione. Se fate, allora, la domanda spontanea è il problema, ha ragione Fidossi, il problema non è strettamente economico, è anche economico, ma diventa soprattutto un problema di natura politica. E non è soltanto un problema di assenza di democrazia, ma anche un problema di strategia. E qui la domanda. Quale si individua una strategia per riuscire a modificare i trattati e riuscire attraverso questi a modificare l'istituzione? Proprio l'istituzione. Il mio sogno europeo è di non avere più una commissione. Allora, provare a rispondere. La domanda è molto difficile, perché come spiegare dei comportamenti stupidi? Come si dice? La sola spiegazione è che sono stupidi, non c'è altro. Ma si può anche dire che è sempre stato così nella storia. Una guerra è stupida, ma ci sono state tante guerre. Fatte da governi, da governi, da
fatto che le stupidaggini si ripetano non mi pone un grande problema, l'umanità è stata così, i governi sono stati così. Sulla Commissione non credo che la Commissione è l'istituzione più importante, non noi più. L'istituzione la più importante è l'istituzione federale che esiste in Europa. L'istituzione federale è la Banca Centrale Europea. Quando vediamo il suo comportamento, anche se la Banca Centrale Europea è un organismo che non è responsabile davanti al politico, non è accountabile, non è accountable. Come federale ha il senso dell'interesse generale. Per avere il senso dell'interesse generale europeo bisogna avere delle istituzioni federali. Questo è il migliore esempio che posso fare. La Commissione non è federale. Non è federale, dunque l'interesse portato dalla Commissione non è più l'interesse generale. Il problema è che io chiedo che facciamo delle istituzioni federali che sono accountable, è una questione minima di democrazia, quello significa responsabile davanti a un organo politico, e secondo che hanno il potere normale di tutte le istituzioni di quel genere. E quello che manca per la Banca Centrale Europea è il potere di essere il presidore in ultima istanza. Questo manca alla Banca Centrale Europea. Dunque, il problema è che come si può sostituire la Commissione? La Commissione è affatto stata sostituita. È stata sostituita dall'intergovernativo, dai consigli che hanno ripreso tutto il potere, ma questi consigli funzionano sulla base dell'unanimità. Dunque è difficile di aspettarci una rivoluzione emanando di questo. Di questo consiglio. Dunque, io direi due istituzioni devono essere veramente supportate e migliorate: la Banca Centrale Europea e il Parlamento Europeo. E la Commissione dovrebbe essere a un livello di istituzione più basso, perché non essendo federale fa un lavoro tecnico. Infatti una delle ipotesi anche per dare maggior dignità al Parlamento Europeo è quella di far sì che la Commissione sia nominata dal Parlamento, che sarebbe un modo così come gli esecutivi dei paesi nazionali, cioè la Commissione viene nominata dal Parlamento Europeo, un modo per avvicinare la cittadinanza che appena ormai a votare il Parlamento Europeo appunto alle istituzioni esecutive comunitarie. Però insomma mi sembra che queste sono riforme molto, molto ambiziose e molto lontane. Allora, volevo fare solamente uno. Non abbiamo il tempo di... Ma bisogna capire che siamo a un momento di urgenza grande. Non abbiamo il tempo di perdere 5 anni per fare le riforme strutturali, le riforme dei trattati. Bisogna agire. E si può agire. Non c'è niente che impedisce l'azione. Per esempio, anche il fiscal compact, anche il patto di stabilità non impedisce l'investimento pubblico finanziato dall'indebitamento. Perché? Perché i trattati prevedono una situazione di circostanze eccezionali. Se quando la disoccupazione giovanile è il 60%, se non è una situazione, una circostanza eccezionale, non capisco quello che significa circostanza eccezionale. È in discussione il famoso deficit strutturale, e cioè prima
prima di romperci le scale al 3%, calcolate o Europa che ci sono delle circostanze molto eccezionali come la recessione, la perdita di prodotto nazionale, e quindi va in qualche misura ricalcolato. E proprio su questo calcolo si chiama output gap, cioè la differenza tra la crescita potenziale e quella reale negativa in idea addirittura. Su questo calcolo cruciale si stanno scontrando in questi giorni ancora una volta il governo italiano e quello europeo, però questa è una cosa, se vogliamo, abbastanza cruciale, perché se esce fuori che noi siamo molto al di sotto del 3%, siamo al margine per gli investimenti e speriamo che siamo. C'è un'altra domanda? Cristiano, professor Fitusi, io sono rimasto molto interessato e convinto della sua argomentazione. Le volevo solo chiedere una cosa. In un paese come l'Italia, che non cresce da 20 anni, non da 2008, da 25 anni, che ha un ascensore sociale completamente immobile e ha delle disuguaglianze, diciamo, ereditate che si avvicinano a quelle americane, con una criminalità diffusa e una pubblica amministrazione inefficiente, con una classe politica inefficiente, voglio dire, il mettere tutte le responsabilità, che certamente ci sono, sulle spalle dell'Europa e della Germania, non rischia di deresponsabilizzare la classe politica italiana e anche l'opinione pubblica italiana, visto che noi non siamo un paese europeo per molti versi uguale agli altri, ma abbiamo dei problemi molto precedenti alla crisi economica e molto precedenti a questa stagnazione. Grazie. Lei ha totalmente ragione, io non facevo un'analisi dei singoli paesi, perché i paesi sono diversi, ma dire che l'Italia non cresce da 25 anni non è totalmente vero. Prima di tutto bisogna sapere che l'Italia era il campione della crescita in Europa fino al 95, superava tutti gli altri, anche la Germania, fino al 95, e poi la crescita si è abbassata e è diventata stagnante negli anni 2000, basicamente 2004, ancora 2004 c'è una buona crescita, sì, e dunque quello che ha avuto l'Italia è perdere il 10% del PIL in 5 anni, prima non aveva perso il PIL, era stagnante, ma già che qualche cosa di non andare su, ma era stagnante anche perché uno dei fattori della crescita mancava. Qual è questo fattore? La crescita è la somma di due fattori, la crescita della popolazione e la crescita della produttività. Se la crescita della popolazione si abbassa, allora la crescita si abbassa, è normale questo, non è un pericolo. Se ci sono meno abitanti è normale che abbiamo meno case, no? Dunque questo non è un problema, l'Italia ha i suoi problemi strutturali, come la Francia ha i suoi problemi strutturali, ma per carità, io ne ho abbastanza, e della Francia e dell'Italia, dove l'esercizio il più compiuto è quello dell'autoflagellazione. Ne ho abbastanza di questo. E questo toglie il coraggio ai governi dei nostri paesi, perché noi siamo in permanenza dicendo guarda l'Italia non è nata, la Francia è così, non sa, è impossibile di riformare il popolo francese. Quanti su questa sentenza l'hanno sentita mille volte dai partiti di destra, perché per riforma loro hanno in mente sacrifici. Allora, che il popolo resiste a una domanda di sacrificio è normale. Non è stupido. Dunque, ci sono delle riforme da fare. Non credo che gli italiani sono meno intelligenti degli altri paesi dell'Europa. Non lo credo.
credo il contrario, ha fatto, ma questo. Ma voglio dire che l'Italia ha dei problemi specifici da un sacco di tempo che non hanno impedito una periodo di crescita gloriosa. Questo è vero, il sud e il nord sono problemi, lo sappiamo che c'è un problema in Italia, ma sappiamo anche che ogni paese ha il suo sud, che il sud non esiste solamente in Italia e che dunque ogni paese ha i suoi problemi strutturali. Dunque capisco la sua domanda, ma io direi questo non deve ritardare l'urgenza di trovare una soluzione immediata alla sofferenza sociale. L'articolo 3, che come lei ben sa, indica gli obiettivi di quel trattato e dell'Unione, quindi rappresenta l'articolo paradigmatico del perché si scrive quel trattato, dice, stranamente, in un certo punto, fra gli obiettivi prioritari l'Europa si pone quello della piena occupazione. Ora, chiunque di noi, anche chi non abbia fatto studi economici, sa che questo obiettivo della piena occupazione non è raggiungibile col mercato o con il turbo capitalismo. È evidente che per raggiungere, non dico la piena occupazione, ma la migliore dei livelli occupazionali possibili, è indispensabile un intervento pubblico in economia. Questo è ancora più vero in un momento di recessione. Allora la domanda è: com'è possibile che noi continuiamo a scrivere dei trattati che in realtà avrebbero anche delle clausole di riequilibrio, però accettiamo passivamente che questi trattati vengano applicati in una parte e non nella loro totalità? Ancor di più, com'è possibile che noi italiani lo abbiamo già vissuto, assistendo alla disapplicazione di molti dei principi fondamentali della nostra Costituzione, che si continua a disapplicare proprio del trattato sull'Unione Europea, l'articolo sui principi? Beh, forse la nostra classe politica in questo ha molte responsabilità, insieme a noi che continuiamo a votare. Grazie, veramente una bella domanda, lo dico perché io avevo usato questo articolo in un paper che ho fatto con Joe Stiglitz a Luglio, dunque recente, ma il problema è che nella Costituzione ci sono due tipi di trattati, di clausole, quello generale senza strumenti per ricercare l'obiettivo, e quelle che sono accompagnate di strumenti e di sanzioni se l'obiettivo non è raggiunto. E noi siamo nei mani di quelli oggi, non di quelli che mostrano il futuro, come quello dell'articolo 3. Ma io dico che la piena occupazione esiste, non è vero che non esiste più, esiste, ha esistito e esiste in certi paesi. La piena occupazione non significa un tasso di disoccupazione uguale a zero, lo sappiamo, significa che la gente trova lavoro anche in cercando e spostando sia di posto sia di mestiere. La piena occupazione esiste e dunque bisogna andare verso la prima occupazione. Io come proposta
farò delle sanzioni ai paesi che non raggiungono la piena occupazione, non a quelli che non raggiungono il 3% del tetto del disavanzo pubblico, ma è questo che si dovrebbe fare. Grazie, dunque, il tempo sta, come vedete, passando veramente, diciamo che ho tempo ancora per due domande perché siamo brevi. Brevissima, grazie. Due brevi. Che pensa del criterio con cui il conto del PIL, il conteggio del PIL è stato di recente? I criteri con cui il PIL è stato di recente revisionato, includendo anche aree di produzione, diciamo così, grigie o nere, che probabilmente non si conciliano molto con i fondamenti di normalità sociale, l'economia illegale. Quindi la revisione del PIL includendo tutte le aree di autonomia illegale, questa recentissima. Una, basta. Allora rispondo. Noi nel riassunto del calcolo del PIL abbiamo anche detto che bisogna tenere conto dell'economia non marchante, come si dice? No, no, dell'economia domestica, diciamo, del lavoro fatto a casa. E abbiamo provato di avere un'estimazione di questa economia non mercantile, che non passa dal mercato, no, ma che non è vietata, non è l'economia nera. Il fatto di per me di fare la pasta per la famiglia, per esempio. Dunque, noi abbiamo calcolato che questa economia vale il 30% del PIL, non è misurata, vale il 30% del PIL. Adesso è vero che nel PIL non ci sono le zone nere, non ci sono le zone grigie, ma quello che abbiamo scoperto è che le zone bianche che ci sono non sono così bianche e che dimenticavano delle cose essenziali per il benessere della gente, come per esempio il fatto che quando si cresce l'insicurezza della gente per motivi di violenza, il PIL cresce. Il PIL cresce. E dunque, quando si fa un paragone del PIL tra, per esempio, gli Stati Uniti e l'Europa, si sbaglia su due punti. Il fatto che, come una società più violente negli Stati Uniti, le spese di difesa privata sono molto più alte, e secondo punto, come non sappiamo misurare il, come dire, la produzione dei servizi pubblici, per esempio la produzione di sanità. La produzione di sanità dipende dalla qualità, non dalle spese di sanità. E il PIL misura la produzione di sanità con le spese di sanità. Anche se le spese sono mal fatte, dice a quelli che spendono di più che il PIL è più alto per loro. È stupido, ma è così. Non so se ho risposto alle sue domande, o non so se le sue domande facevano riferimento a una cosa che non so niente su di essa.